come la speranza che il bene guarisca il male. E purtroppo invece non è andata così. Il dolore più forte è che veramente se ne sia andato così presto. Anni con due figli piccoli che ci lascia è una tragedia di per sé. La tragedia aumenta in quanto quest'uomo aveva un'intelligenza umoristica superiore alla media con quello che ha fatto in soli 47 anni, però il meglio di sé lo doveva ancora dare e questo è veramente un peccato per la sua storia artistica. Ci ha lasciato veramente con un palmo di naso. Era un po' di tempo, sì, qualche messaggio ogni tanto ci scrivevamo, però sai com'è questo lavoro, poi finisci una cosa, ne cominci un'altra. Avevo sue notizie attraverso altri amici comuni che avevamo. Sapevo che ultimamente la situazione era peggiorata e quindi è una notizia che un po' ci aspettavamo, però passavano i giorni, non arrivava. Io sai com'è la speranza che il bene guarisca il male. E purtroppo invece non è andata così. Lui lì ha raccontato la sua storia sanitaria, diciamo, tutto il calvario che ha dovuto affrontare per combattere la malattia, però l'ha fatto da par suo, cioè ha raccontato una storia drammatica con l'umorismo e l'ironia. Cioè, un uomo così veramente imbattibile, nonostante la tragedia che lo ha colpito della malattia, lui è riuscito a raccontare questa storia in modo umoristico e ironico. Solo i grandi possono fare questo. Io credo che se avesse raccontato anche la sua morte in modo ironico. Sì, cioè un uomo che aveva quel cervello lì. Ma che cazzo stai a dire? Lui vedeva tutta la vita, il mondo, tutto sotto gli occhi dell'umorismo e dell'ironia. E questo fa di un uomo di serie A, un uomo di serie A. Mattia, insieme a Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, faceva anche la regia e stavano spesso sul set anche quando loro non hanno fatto la regia. E davano, soprattutto Mattia, mi ricordo, dava sempre quel quid in più all'ultimo momento, la scena che andava già bene di per sé, però aveva un valore aggiunto con l'idea dell'ultimo momento, della battuta che gli veniva lì. E poi basta vedere non solo Boris, ma insomma tutte le opere teatrali che ha fatto, sono proprio piene di ironia, di umorismo. Lui ha fatto parlare gli attori con un linguaggio assolutamente incomprensibile, ma alla fine poi tutto il pubblico capiva quello che stavano dicendo, anche se era incomprensibile all'apparenza. Cioè, aveva una mente superiore, sicuramente, guarda, veramente. Io ne ho conosciuti di autori, ma di questo livello è veramente incredibile. Il dolore più forte è che veramente se ne sia andato così presto.